Grazie signor Presidente, grazie onorevoli senatori della vostra attenzione. In effetti questa informazione è stata concordata oggi anche per essere simmetrica a quella che ho tenuto fino a mezz'ora fa alla Camera dei Deputati. La relazione era stata programmata per informare il Parlamento con i dovuti dati essenzialmente tecnici e giuridici della situazione del caso Cospito. Poi in parte, ma solo in parte, soprattutto negli interventi che sono venuti dai colleghi della Camera, si è allargata, ma tengo a precisare che questa informazione era stata proprio programmata perché doverosamente era giusto e doveroso informare le Camere, quindi l'onorevolissimo Senato, di una situazione che è abbastanza complessa dal punto di vista giuridico e umano e che ha sollevato tutta questa una serie di problematiche negli ultimi tempi, per le quali è bene una reductio ad equitatem, cioè un ritorno all'ordine. Allora, per il detenuto per Cospito dobbiamo partire da una situazione che potremmo definire duplice. Da un lato Cospito è stato condannato con una pena che è in esecuzione a 30 anni di cumulo di reclusione che sta scontando in regime di 41 bis. Per questa situazione il Ministro della Giustizia, Presidente Cartabia, durante la precedente legislatura, chiese e ottenne l'applicazione dell'articolo 41 bis. La legge dispone che in questi casi l'onere della prova di dimostrare che esistono le condizioni per l'applicazione appunto di questo regime estremamente severo, onus probandi incumbit aequidicit, cioè incombe a chi la propone, in questo caso alla magistratura e poi al ministro che la dispone. In quel caso vi leggo brevemente l'aspetto più tecnico, ma tagliando il troppo il vano. All'applicazione di questo regime detentivo speciale si è giunti a seguito di emergenze istruttorie dalle quali risulta che il detenuto, inserito al vertice dell'associazione con finalità di terrorismo, ha fornito positiva dimostrazione di essere perfettamente in grado di collegarsi con l'esterno anche in costanza di detenzione intramuraria al regime ordinario, inviando documenti di esortazione alla prosecuzione della lotta armata di matrice anarchico-insurrezionalista. Con l'ordinanza del 1/12/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, quindi la magistratura, ha rigettato il reclamo presentato dal detenuto contro appunto il provvedimento disposto dalla ministra Cartabia di applicazione del 41 bis e ha confermato le motivazioni a supporto del mantenimento dello stesso regime. Il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è molto articolato e complesso, ha stabilito che il decreto ministeriale appare essere immune da qualsiasi censura e che quindi le limitazioni imposte appaiono conformi alla legge e idonee al risultato perseguito. Contro questa ordinanza è stato proposto dal difensore del Cospito ricorso per Cassazione. Il ricorso era stato fissato l'udienza in aprile a seguito di una richiesta di anticipazione dell'udienza per varie ragioni che riguardano anche la salute del detenuto. L'udienza è stata anticipata al 7 marzo. Questo percorso esula completamente da qualsiasi giudizio e da qualsiasi valutazione o addirittura possibilità di intervento della politica, del Ministero, del Governo, in ossequio al principio che tutti conosciamo
dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. In questo settore è sovrana la decisione della Corte Suprema di Cassazione tra poco più di un mese ed eventualmente poi di quanto seguirà. Il secondo aspetto invece della detenzione severa di Cospito riguarda una richiesta che è stata fatta nel gennaio di quest'anno dal difensore sempre del detenuto direttamente al ministro, in base a una legge diversa da quella che abbiamo, o quantomeno in parte diversa da quella che abbiamo citato prima, e che devolve o devolverebbe al ministro della giustizia la possibilità di modificare questo regime seguendo una determinata procedura. Quindi questo secondo aspetto, che è l'unico che ci interessa, perché è l'unico nel quale possa intervenire il ministro della giustizia, nel primo, ripeto, è sovrana la magistratura, è quello di cui oggi si discute. È l'aspetto più controverso di questo articolo di legge riguarda tuttavia l'intervento di altre magistrature nell'ambito di questa procedura. Mi spiego. Se è vero che la decisione finale spetta al ministro, è altrettanto vero che secondo questa legge occorre ottenere preventivamente il parere della magistratura, sia della Direzione Nazionale Antimafia, sia del magistrato di sorveglianza e, se del caso, del magistrato di cognizione. Allora, noi abbiamo ricevuto proprio 2 giorni fa una lettera, una richiesta ufficiale del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Torino, che vi leggo in parte. La vicenda riguarda, dice, mi permetto onorevole signor Ministro di rivolgermi, ecco, anche qui sottraggo il troppo e il vano. Cospito attualmente detenuto nella casa di Sassari, nei cui confronti è in atto per decreto del Ministro della Giustizia la misura di cui l'articolo 41 bis, eccetera, eccetera. Il mio ufficio, questa è la parte importante, da me personalmente rappresentato, sia nella fase esecutiva sia in quella di cognizione, ha in questa fase il duplice ruolo di pubblico ministero per l'esecuzione e di pubblico ministero presso il giudice procedente. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Procuratore Generale di Torino in questo momento riveste un duplice ruolo. È il pubblico ministero presso la fase esecutiva dell'espiazione della pena del Cospito e nello stesso tempo però è pubblico ministero presso il giudice di cognizione, in quanto Cospito ha pendente un procedimento che lo vedeva imputato per il reato di strage, ma di strage secondo l'articolo 477 del codice penale, per il quale era stato condannato a 20 anni di reclusione. In realtà il procuratore generale, sempre lui, ha fatto ricorso per Cassazione chiedendo che questa sentenza venisse cassata o comunque venisse chiesto un rinvio, perché secondo lui era configurabile il reato di strage secondo l'articolo 285 del codice penale. Lo so che sto entrando in argomenti molto tecnici, però questo è quello di cui vi devo informare. Il reato di strage del 285 è un reato, per così dire, abbastanza strano per quanto riguarda la dicotomia tra la rubrica della norma e il contenuto della norma, in quanto si tratta di una strage senza vittime. Il reato di strage del 285 non contempla la necessità che vi siano dei morti. È un reato, potremmo dire, a consumazione anticipata, di pericolo presunto, lasciamo stare tutte le definizioni che ha dato la dottrina. Però è un reato che è punito con l'ergastolo. E la Corte di Cassazione, dando ragione al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Torino, ha richiesto un secondo giudizio perché, secondo la Cassazione,
questi reati commessi da Cospito rientravano nella strage del 285, cioè in quella punita con l'ergastolo. Questo processo peraltro è stato sospeso perché il giudice ha ritenuto di rimettere la cosa davanti alla Corte Costituzionale e quindi il pubblico ministero di Torino in questo momento è, come dice lui giustamente, giudice della fase esecutiva della pena in cui si trova a Cospito e giudice della fase di cognizione che deriva dal giudizio di rinvio dopo la sentenza della Corte di Cassazione. In questa duplice veste, scusate, ripeto ancora una volta la prolissa esposizione preliminare, ma era doverosa, in questo duplice veste, e questo è l'aspetto più importante, il procuratore generale di Torino chiede di essere sentito da questo ministro, sentito nel senso di poter inviare il suo parere sul mantenimento o meno dell'articolo 41 bis nei confronti di Cospito. E leggo, perché così siamo più tranquilli: la questione che mi ha determinato a rivolgermi a lei, signor Ministro, riguarda la possibilità o meno che io sia chiamato ad esprimere un parere in ordine a tale richiesta, cioè alla revoca del 41 bis, che mira alla revoca della misura, peraltro a distanza di poco tempo dal rigetto del reclamo proposto dal difensore dell'imputato e condannato avverso il provvedimento di applicazione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma su parere conforme della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Con argomentazione molto ricca, che peraltro vi risparmio, il procuratore generale di Torino chiede quindi di poter inviare il suo parere nella sua duplice veste di PM dell'esecuzione della fase cognitiva. Noi abbiamo ritenuto che questa richiesta fosse fondata proprio sulla base delle argomentazioni del procuratore generale di Torino, che poi è quello che ha seguito tutti i processi di Cospito, quindi, come recita lui stesso, è quello che conosce meglio di tutti questa vicenda. Incidentalmente dirò che il collega Saluzzo, procuratore generale di Torino, è persona molto stimata, ma soprattutto ha ricevuto di recente una busta con un proiettile come minaccia, e quindi a lui va tutta la nostra solidarietà di politici e di magistrati. Noi abbiamo risposto in die, come si dice, subito al procuratore generale, accedendo alla sua richiesta, chiedendogli di inviarci nel più breve tempo possibile questo suo parere. Speravamo che ce lo inviasse entro oggi, quantomeno ancora prima che fosse fissata questa udienza pomeridiana davanti a questo onorevolissimo Senato, ma almeno che arrivasse alle Camere. Ci ha inviato stamattina, ci ha telefonato dicendo che proprio per la complessità del parere che sta elaborando non sarebbe arrivato prima di domani. Abbiamo nel frattempo ricevuto anche il parere della Direzione Nazionale Antimafia, ma ritengo, anche per rispetto nei confronti del Procuratore Generale di Torino, che questi due pareri possano essere esaminati e debbano essere esaminati congiuntamente. Per queste ragioni questo ministro in questo momento non è in grado e non ha nessuna intenzione di esprimere una decisione se prima non ha studiato profondamente i pareri che arrivano da queste autorevolissime magistrature. Questo per quanto riguarda la situazione del 41 bis di Cospito, situazione alla quale si è aggiunta la questione della salute. È stato fino a qualche giorno fa alla l'ASL di Sassari, sempre nell'ambito di un regime di 41 bis, le sue condizioni il 30 gennaio del 2023 sono state descritte come condizioni di salute psicofisica discrete e stazionarie. Tuttavia una lieve alterazione elettrolitica, vi risparmio anche qui l'aspetto così medico,
si ha suggerito di trasferire il detenuto nella migliore in assoluto struttura italiana che coniugasse la sicurezza, sempre nell'ambito del 41 bis, con la tutela della salute. Abbiamo e ripetiamo sempre che impregiudicata la certezza della pena, impregiudicata la sussistenza del 41 bis e via discorrendo, la salute del detenuto, quale che sia il reato per il quale sconta la pena, è per noi un interesse primario per ragioni etiche, per ragioni giuridiche, per ragioni costituzionali. Quindi nello stesso giorno in cui è arrivata la comunicazione, peraltro non necessariamente vincolante, della struttura sanitaria di Sassari, noi abbiamo provveduto al trasferimento del detenuto nel carcere di Opera a Milano, dove, ripeto, in regime, e lo sottolineo, di 41 bis, è assistito, direi ad horas o a minuti, monitorato continuamente con la massima assistenza possibile nella migliore struttura sanitaria carceraria italiana. Detto questo, va aggiunto che sempre nell'ambito del 41 bis la determinazione del governo che io in questo momento rappresento è quello in generale di mantenerlo e di non modificare minimamente la normativa che lo riguarda. Questo lo dico per chiarezza assoluta, il 41 bis non si tocca. Ho detto prima alla Camera, si può legittimamente discutere se sia giusto o no applicare questa norma per un certo tipo di reato piuttosto che un altro, ma nel momento in cui la norma esiste, la legge è uguale per tutti e quindi non si può fare la differenza tra un 41 bis applicato a un terrorista anarchico rispetto a un 41 bis applicato a un mafioso o applicato a un camorrista. Una volta che la legge viene applicata, e in questo caso è stata applicata su richiesta della magistratura e per disposizione della magistratura, ho detto prima, non esistono 41 bis di serie A e di serie B. La legge è uguale per tutti e quindi la disciplina che regola questo istituto, sul quale, ripeto, si può benissimo aprire una discussione quando si vuole, però deve essere omogenea. Per quanto poi riguarda la fine dell'epilogo, direi, di questa vicenda, che si dovrebbe concludere qui per quanto riguarda la situazione di cui oggi il Ministro doveva riferire, cioè lo stato di cospito. Aggiungo che la situazione è stata anche aggravata da un punto di vista proprio generale dalla ondata di violenze e di attentati che hanno fatto seguito a questa situazione, perché lo Stato non può minimamente dare un segno di debolezza di fronte a qualsiasi forma di intimidazione. La sola prospettiva, anche ovviamente fallace, ma la sola immaginazione che lo Stato possa cedere al ricatto o alle pressioni che possono esercitarsi in varie forme per modificare quelle che sono le situazioni garantite e definite dalla magistratura sarebbe un'offesa non solo allo Stato di diritto, ma alla stessa sopravvivenza dello Stato. E perché questo? Perché se noi accedessimo al principio che per un caso specifico la pietà, la pietas, prevale sul diritto, allora noi ci troveremmo un domani di fronte a tante altre situazioni analoghe che dovremmo affrontare,
se noi accedessimo alla se noi accedessimo al principio che anche lo stato di salute precario, anche determinato da chi lo subisce, dovesse essere una fonte di decisione di modifica del 41 bis, noi ci troveremmo davanti un domani a tutta una serie di scioperi della fame, per intenderci dei centinaia di mafiosi che stanno reclutati, per i quali non potremmo tenere un comportamento diverso. Detto questo, pregherei di lasciare parlare senza disturbo, grazie. Ho finito. Allora, inutile nasconderci che questo dibattito, che doveva e deve e dovrebbe essere concentrato solo sull'ordine, sul motivo per il quale era stato chiesto e da me sollecitamente accettato di venire il più presto possibile a parlare del caso Cospito, ha avuto una sorta di coda che si è realizzata ieri, e anche qui bisogna essere chiari. La richiesta iniziale del gruppo, di vari gruppi, sulla situazione di Cospito è stata in un certo senso affiancata, soprattutto adesso provenendo dalla Camera, da osservazioni di replica che riguardano questa, quanto è avvenuto ieri proprio alla Camera. Allora, sono state citate informazioni che attengono a circostanze avvenute nel regime detentivo speciale di cui al 41 bis. Ora, è bene premettere che, in linea di principio, tutti gli atti riferibili ai detenuti in regime di 41 bis sono per loro natura sensibili, ragion per cui ai fini della loro ostensione occorre una preventiva verifica e valutazione del loro contenuto. A partire da questo dato esiste però una pluralità di aspetti che meritano doverosi approfondimenti. Questo ministro già da ieri sera, forse avrete letto il bollettino che abbiamo dato a tarda sera, ha disposto su questo degli accertamenti interni. Bisogna comprendere di che tipo di atti si tratti, dobbiamo comprendere quale livello di segretezza abbiano, se e chi potesse averne conoscenza, se il destinatario potesse a sua volta divulgarli o condividerli con terzi. Come ho detto, nella giornata di ieri, ho chiesto al mio capo di gabinetto di ricostruire quanto accaduto. Questi quesiti attengono a una materia che è molto complessa, molto delicata, suscettibile per alcuni aspetti di diverse interpretazioni. Va da sé che questo ministro, appena esaurita questa istruttoria, è più che disponibile, anzi doverosamente si presenterà quando sarà chiamato nelle sedi opportune, presso ovviamente anche qui. E aggiungo, ma solo per tuziorismo, come diciamo in giuridichese, che a questa si è aggiunta anche una notizia che la Procura di Roma avrebbe aperto un'indagine su questo presunto reato. Noi non ci pareremo dietro la magistratura di Roma, non troveremo l'alibi dell'esistenza di questa eventuale, se ci sarà, inchiesta, per dire che ce ne laviamo le mani e risponderemo soltanto all'esito di quell'inchiesta della Procura. Però ci sono dei limiti, anche qui procedurali, che vanno rispettati, e anche questa è una ragione per cui cerchiamo di capire quali saranno i limiti entro i quali risponderemo, quando avremo terminato questa istruttoria, alle Camere e dove ci sarà richiesto di rispondere. Grazie.